La notizia flash arriva da Dago Spia: si sono lasciati. Sarebbe finita, condizionale d'obbligo, tra la produttrice e opinionista del GFD e il conduttore, insieme da 25 anni e 3 figli, Silvia, Davide e Adem. Le voci di una crisi circolano da tempo e la confessione di dormire in due case separate le aveva rafforzate. Io e viviamo in case separate, aveva spiegato nelle interviste di qualche tempo fa, non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo. Leggi anche, io e mia moglie. Confessione shock su. Pubblico di Pio e Amedeo Gelati si sono lasciati poi però la recentissima intervista al sito Leggo appena finito il sembrava aver spazzato via le chiacchiere sulla crisi, se dopo tutta questa esposizione al GFB, ho voglia di un programma tutto mio? Mi ha proposto di fare una cosa con lui, ma non sarò madre natura nel prossimo Ciao Darwin, state tranquilli. Ma secondo Dago Spia le cose vanno diversamente e la coppia, al momento con la bocca cucita, sarebbe pronta a ufficializzare la separazione a Verissimo nella prossima puntata. È arrivata al capolinea la storia tra i. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l'amore ma non la stima e l'affetto, si legge sul sito di Roberto D'Agostino. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo da Silvia Toffanin nel fine settimana. Come detto, per ora nessun commento ma l'ultimo post di lei sarebbe eloquente in tal senso. Il tempo non aggiusta le cose, te le fa capire. A sistemarle devi pensarci tu, ha scritto.